Anche la caserma dei Carabinieri Guccione di Viale Regina Margherita accoglie il progetto dell'Unione Italiana del Sor Optimis, una stanza tutta per sé, un luogo confortevole dove accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza che si recano in caserma per denunciare e che nei mesi scorsi è stato creato anche a Gela e Niscemi. Un progetto che si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale, sono ben 53 infatti le stanze realizzate in tutta Italia e 7 presenti in Sicilia. Una stanza tutta per sé viene inaugurata anche a Caltanissetta giovedì 17 novembre. Sono particolarmente orgogliosa come prefetto di Caltanissetta perché questa provincia ha il maggior numero a tutt'oggi di stanze tutte per sé e poi come donna quella di promuovere ogni azione mirata a superare la violenza di genere. Quindi diciamo con un'attività anche preventiva che è una componente fondamentale per la riaffermazione anche della legalità, perché anche questo è un aspetto di affermazione di legalità, quindi di un impegno anche con la società civile che è fondamentale come coinvolgimento e quindi diciamo ritengo che sia una tappa importante quella che si è raggiunta oggi a Caltanissetta, grazie anche alla sensibilità dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un progetto a livello nazionale che noi già abbiamo portato avanti nelle nostre sedi di Gela e di Niscemi. L'intento è quello di garantire un ambiente il più possibile accogliente e favorevole all'empatia, al colloquio, al dialogo tra persone vittime di violenza, essenzialmente donne e minori, e il carabiniere o comunque l'operatore di polizia che raccoglie queste confidenze. Questo progetto nazionale ha avuto un successo non previsto anche a livello nazionale, se si pensa che in poco più di 7 mesi sono stati realizzati 53 stanze per l'audizione delle donne che subiscono violenza. Per noi è importante che in Sicilia, ma soprattutto nella provincia di Caltanissetta, ne siano state realizzate 3. E per noi è anche fondamentale il fatto che abbiamo cercato di dare un taglio di confortevolezza, di tranquillità e di serenità ad una persona che subisce la violenza. Lo scopo è sostanzialmente quello di creare un ambiente accogliente che possa consentire alle donne di denunciare le violenze subite. Siamo perfettamente coscienti del fatto che le violenze non vengano appunto denunciate ed è questo che noi vogliamo incentivare. Certo, non abbiamo la pretesa di risolvere il problema con la creazione di una stanza, però siamo certamente convinte che creare un ambiente accogliente può far sentire le donne più protette e può invogliarle alla denuncia, così come può consentire agli operatori di poter agire con maggiore sensibilità, cura che il caso richiede.